Io avevo, ero in casa di correzione, sono stato 20 anni in casa di correzione, la prigione per minorenni più grande d'Italia, Arese. Il mio amico più caro che avevo lì si chiamava Luigi Melesi. Lui aveva un fratello della mia stessa età che era missionario in missione. Nel 64, 65, posso sbagliare, di un anno o due, venne a casa questo suo fratello del mio amico, si chiamava padre Pedro, Don Pedro. A un certo punto, quando è ritornato in missione, sono accompagnato alla nave, andava in nave, e gli ho promesso sulla nave, per commozione, verrai che vedrai che vengo a trovarti. Viveva nel Mato Grosso, Brasile. Ho detto, guardate, io sto pensando, devo andare a trovare un missionario in Brasile, Mato Grosso. Mi piacerebbe invece di fare il campo in Val Formaggia, farlo altrove, così, è una battuta, no? Avessi visto i ragazzi, che bello, come un fiammifero in mezzo alla benzina. Sono rimasto colpito, ma guarda un poco, dice una cosa così, stramba, impossibile, l'accettano. Questa cosa mi è rimasta, dice, guarda questa cosa qua interessa i ragazzi. Che ho detto andare in missione, provo, sono salesiano, ho dei superiori, so che per fare una asinata, per fare una trovata bisogna avere permesso dei superiori, vado, il superiore, che era il superiore più duro, quello più cattivo diciamo, che è per permesso, mi dice sì, insomma a Natale padre Pedro aveva accettato che noi andassimo in missione con alcuni ragazzi dell'oratorio a fare un'opera buona. E così abbiamo raccolto 24 che facevano la prima spedizione, solo che io mi sono ammalato prima di poter partire. Vado all'ospedale, mi dicono no, lei ha una malattia seria di nuovo. Ero ricaduto nella TBC che ci avevo già avuto una cosa, ero stato 4 anni già all'ospedale. Mi ammalo. Amen. Questo è stato per me il colpo gobbo della provvidenza. Sono rimasto a casa, e sia per poter seguire ogni ragazzo, li avevo scelti io, sia per poter seguire che si faceva, scrivevo a loro, scrivevo ai genitori loro, mandavo le notizie. Questo collegamento epistolare qua, là, su, giù, ha fatto nascere la rete, una piccola rete dei ragazzi, i loro genitori. Questa piccola rete personale di qua, di là, di su, di giù, con quelli che lavorano e gli altri, è la rete dell'operazione. È nata così l'operazione. Ho tante tante cose, tantissime da fare, ho tutto il giorno pieno, ho anche da studiare, ma in fondo al cuore non ti scordare che mattone su mattone viene sulla grande casa, che fatica che si fa, perché mattone su mattone viene sulla grande casa, il Signore che ci vuole abita con te. Quante le strade che un uomo farà, e quando fermarsi potrà, quanti mari un gabbiano dovrà attraversare per giungere e riposare. Quando tutta la gente del mondo riavrà per sempre la sua libertà, risposta non c'è, o forse chi lo sa, caduta nel vento sarà. Noi dobbiamo tutto quello che possiamo fare per aiutare la gente. Spendi il tempo libero che hai, quindi tutti i sabato e domenica a lavorare. Tutti i soldi si mettono via, si porteranno. Per essere sicuri, tu stesso vai in missione e li porti questi soldi.
e vai giù e fai le cose che vuoi fare, dai là, sei, e quindi cominci a rimanere là. Ecco, allora la spedizione, i ragazzi che vanno in missione, prima per 4 mesi, 6 mesi, 1 anno, 2 anni, in missione ci sono almeno 300 ragazzi che lavorano gratis e sono lì da vari anni a lavorare per i poveri. Questa è un'operazione molto grossa. Come sono mantenuti? I loro amici in Italia lavorano e danno i soldi. Vedendo questo tipo di povertà, la riassumevo così: la gente se ne va di qui, lascia la sua terra, e lasciando la terra lascia tutto, le costumbre, la mentalità, va a finire nella bolgia di Lima. Cosa posso fare per arrestare? Pensiero, devo fare qualcosa per questi giovani. L'idea mi venne, come diciamo ora, dico per fortuna, per grazia, dal retablo, dall'altare di Chiacas, un altare del 600, molto bello, rovinato. Pensai, perché non si può pensare a restaurare quest'altare? Allora pensai, perché non fare la scuola? Così l'idea per fare un omaggio alla Madonna, per aiutare i ragazzi poveri, così mantenerli, pensai alla scuola di restauro. Chiesi 20 ragazzi tra i più poveri che venissero, l'anno seguente altri 20 ragazzi. Questi 20 ragazzi feci 5 anni, imparavano bene, il maestro stette un anno solo, poi imparavano da soli guardando i testi così. Io rimasi colpito dalla loro manualità, fui il primo ad essere colpito, dice, ma guarda come lavorano, come lavoravano volentieri, come lavoravano bene. Finita la scuola così, pensavo, adesso cosa faccio di questi ragazzi? Li devo tenere qui perché se li lascio andare via, dove vanno? Gli ho regalato i ferri per lavorare, però dicevano, adesso vanno a lavorare, quindi qui proviamo noi a fare i lavori e cercare di venderli, e qui è nato il progetto della cooperativa, che tu capisci. Sempre ubbidivo la gente a fare quello che, vedendo che loro non sapevano pregare, no? Non sapevano. Ho detto, qui bisogna insegnare ai vecchi edifici, incominciamo con i ragazzi. E via via è nato l'oratorio. Se adesso tu vedrai l'oratorio, le migliaia di ragazzi che si muovono, perché l'oratorio di Don Bosco è l'oratorio che viene dal Signore, che va al Signore, non ha? E ha fatto benissimo, perché è proprio così. Io l'oratorio l'ho incominciato, sono venuto qui per fare la carità. Il cammino è il cammino de la carità, dar via. E sono proprio i ragazzi più grandi dell'oratorio, in questi ultimi anni, partecipando ai campi di lavoro, a scoprire attraverso la fatica, l'amicizia, la gioia di vivere, la bellissima avventura della carità. Nel 2014, proprio durante uno di questi campi a rifugio contro l'erba, nasce in alcuni ragazzi peruviani il desiderio di iniziare questo cammino di carità serio. Il padre Ugo intuisce il momento che stanno vivendo i ragazzi e lancia una sfida che appare impossibile realizzare. Cari giovani, vi propongo un'avventura bellissima, andare tutti a Cimbotta nelle vacanze a costruire gratuitamente 6 asili,
con i soldi raccolti dal vostro lavoro. Cimbotte è una città della costa che accoglie migranti provenienti dalla sierra, dalla selva. Cresciuta con ritmi vertiginosi negli ultimi 40 anni, passando dai 30.000 abitanti degli anni 70 agli attuali 800.000. La gente che giunge qui, non trovando lavoro, invade un terreno nel deserto e costruisce con quattro pareti provvisorie una casa in zone dove non c'è né acqua né luce. Sono centinaia i giovani che accogliono con entusiasmo questa sfida e durante tutto l'anno nei loro villaggi intraprendono qualunque lavoro pur di raccogliere i soldi necessari per realizzare questo progetto. Nel gennaio del 2015 iniziano i campi di lavoro che durano i 3 mesi delle vacanze scolastiche. Quasi 2.000 ragazzi partecipano al campo, la maggioranza si ferma solo una settimana, vari un mese, alcuni per tutto il periodo. Vengono costruiti 6 asili, proprio in mezzo alle invasioni, dove le famiglie più bisognose possono lasciare tutto il giorno i loro figli dai 3 ai 5 anni. Attualmente diamo accoglienza a quasi 500 bambini. I bambini ci aprono le porte per entrare nelle loro case e conoscere la situazione spesso drammatica in cui vivono le loro famiglie. La commozione del padre Ugo cresce e la sfida continua. Nell'anno 2016 viene realizzata, grazie all'aiuto dei ragazzi volontari peruviani, la costruzione del taglier Don Bosco Costruttore, dove sono stati accolti quasi 60 ragazzi, alcuni dei quali presi dalla strada. E gli viene insegnato, tramite il metodo educativo di Don Bosco, non solo le materie umanistiche e scientifiche, non solo un lavoro quale falegname, fabbro, elettricista, muratore, geometra, ma soprattutto a essere onesti cittadini e buoni cristiani. La scuola è gratuita e dura 5 anni. Sogno di vedere Don Bosco in mezzo alle invasioni di cimbote, una casa con un cortile per giocare. Invito i ragazzi perché vengono a giocare, quelli che sono perduti per la strada, e a loro parlerò di Don Bosco, come faceva Don Bosco. La casa, mamma mia, che sarà il cuore che accoglie e che riscalda. In questa casa, mamma mia, vivranno e lavoreranno le maestre degli asili e varie ragazze volontarie che accoglieranno e daranno da mangiare ai poveri. Solo costruendo questa casa di accoglienza si riuscirà ad entrare attraverso l'oratorio nelle baracche della gente. I volontari sono già al lavoro per costruire. Tu sai sognare? Tu mi aiuterai?